Allora, mi state scrivendo in tanti. Si è rientrato? Mi stanno arrivando. No. Non pensate, mi state scrivendo. Ora gli lancio l'urlo. Ecco, e chiedo scusa al pubblico, ma meno male posso trasmettere da casa, perché se io non avessi avuto lo studio televisivo a casa, la diretta non l'avrei potuta fare. Certo, che mi vede la prima volta, diciamo, mi è stonato. E io ho l'allevamento anche di cani, e ne ho 7-8 che vivono liberi per casa. Ora sono sui divani, si chiamano perché sentono i cani che vivono fuori e si chiamano. E allora, stavamo dicendo. Che musica, sì, meno male che sono stati zitti ora. Che tesori i tuoi cani. Sì, gli husky chiacchierano. Oggi un altro ragazzo con gli husky saluta, mi sta Enrico, mi sta seguendo. Domande di politica sono ammesse? No, per carità di Dio. Vi prego di non farmi domande di politica, perché politica e religione non ne parlo. Ho solo fatto notare che una politica aveva i capelli fatti. E sistemati lì la mia rabbia, no? Perché io non posso andare dal parrucchiere a sistemarmi i capelli, che ho dei capelli che sono vergognosi. Mi hanno mangiato, una mi ha insultato, è bloccato, e quindi evitiamo qualsiasi discorso di politica. Francesco, grazie mille. Allora, stavo dicendo, quindi hai capito, Flora, ti ho risposto. Che tesori i tuoi cani. Sì, oggi mi ha detto, un mio amico mi ha detto, come ti invidio e tu hai il tempo per stare, perché io lavorando a casa sto tutto il tempo con loro. Gli ho detto, vieni tu 24 ore, prendi e scappi via. Poi, ora che non posso consegnare i cuccioli, ho 12 cuccioli di 3 mesi e mezzo, dei demoni. Avete presente i demoni? Io saltano perché nel recinto ormai hanno imparato come uscire dal recinto. Mi vanno tutto il piano di sopra di casa, mi saltano sui tavoli di cristallo. Infatti, quando, ora che sono belle stagioni, ho un box fuori e li faccio dormire fuori. Allora, stanotte l'ho riportato in casa. Allora, grazie mille. Voi mi state scrivendo in tanti, io ho perso. Ah, stavo dicendo, no, avete sentito l'ululato? Non pensate che avvertano una scossa di terremoto, no. L'altro giorno, quando ululano così, non c'è da preoccuparsi. C'è da preoccuparsi quando si lagnano. L'altro giorno, quando voi l'avete sentiti, una femmina che piangeva, si lagnava, e che io non capivo perché, non è da lei, era sul divano e riposava, perché i cani hanno una grande sensibilità. Quando ululano, no, è un richiamo che hanno tra loro del branco che chiacchierano. E poi loro sono gelosi perché non ululano mai, loro sentono, io sto parlando, non parlo con loro, siccome io sono il loro schiavo, no? E loro, quando ululano tra di loro, dicono sicuramente lo schiavo nostro sta parlando perché non parla con noi. E quindi si chiamano l'uno con l'altro. E mi hanno pure intervistato una mattina sul me e i miei cani. Allora,